veramente maturi e di volere un cambiamento radicale, quindi l'applauso va veramente agli umbri. Sento, stiamo guardando anche le percentuali rispetto alle tematiche che hanno interessato maggiormente gli umbri. Sembra che il lavoro sia al primo posto, non tanto lo scandalo sanitario. Come se lo spiego? Ma perché io ho fatto una campagna elettorale, ho parlato dei problemi dell'Umbria e c'è anche quello, però ci sono altri temi che sono sicuramente molto urgenti da affrontare, che è l'economia e il lavoro, questo sicuramente. Ai cittadini, terremotati, che cosa ti senti di dire? Ma i cittadini terremotati non è da oggi che seguo questa questione e ho parlato in tempi non sospetti di un modello applicato all'Umbria che era sbagliato. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E quali saranno i primi Per provvedimenti? cui i primi provvedimenti, sapete benissimo che ci sono due livelli, c'è il livello statale e c'è quello regionale. Per quello che riguarda la regione, sicuramente semplificare e velocizzare le procedure. Quindi adesso vedremo, ragioneremo. C'è anche questo decreto terremoto da esaminare compiutamente. Ho visto che la rete delle professioni è già uscita con alcune critiche a questo decreto, quindi lo dovremo valutare e poi vedremo da Dovrei farsi. dialogare con il governo? Beh, perché no? Non c'è nessun tipo di problema. Grazie.